Cambiamo il colore, nel mio caso il caffè latte, quindi dobbiamo fare questo giro che si vede meglio indietro. Guardatelo, è questo giro compatto che lo facciamo adesso. Quindi lavoreremo così. Gli angoli uguali, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, però sui lati dobbiamo lavorare 1, 2, 3 punti alti nei 3 punti alti del giro precedente, un punto alto nella catenella e ancora 3 punti alti. Quindi sui lati avremo 7 punti alti. Vediamo un po' come. Facciamo il nostro nodino iniziale, 2 anelli sul dito, il secondo sopra il primo lo lasciamo scivolare, tiriamo il codino. Prendiamo sull'uncinetto l'anello e adesso tiriamo il filo. Ok, ecco qua il nostro anello iniziale. Ci posizioniamo con l'uncinetto proprio nell'angolo dove abbiamo finito, perché così possiamo lavorare anche le codine indietro al nostro lavoro, che così le nascondiamo. Va bene, sono qua. Proprio nell'angolo sono entrata, prendo il filo e lo tiro tramite l'angolo e il mio anello. Ok, facciamo come al solito 3 punti, scusate, 3 catenelle e ancora 2 punti alti per creare il nostro primo gruppo da 3 punti alti nell'angolo, no? Ok, adesso facciamo, come dicevo, in ogni punto alto del giro precedente, facciamo un punto alto. Niente di speciale. Prendendo anche le codine, io prendo anche le codine, le lavoro, come vi dicevo, nel lavoro all'uncinetto tipo patchwork. Si cambiano molto i colori, perciò meglio apprendere questa tecnica di lavorare le codine indietro. Ok, uno, adesso faccio il secondo nel secondo punto alto, così, e il terzo nel terzo punto alto. Ok, poi nello spazio lavoro un punto alto. Adesso è questo il mio primo punto alto, quindi è qua che devo lavorare, filo sull'uncinetto, è qua che infilo l'uncinetto, così prendo anche le codine sopra l'uncinetto, tiro il filo, 3 anelli sull'uncinetto, 2 e altri 2. Vado avanti nel secondo punto alto e lavoro un altro punto alto, poi nel terzo punto alto e lavoro un altro punto alto. Ok, abbiamo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siamo nell'angolo e abbiamo la stessa formula, quindi 3 punti alti, 2 catenelle e altri 1. 2 catenelle e altri 3 punti alti. Ok, 1, 2 e 3. Poi tiro un po' così da una parte il mio ultimo gruppo nell'angolo per vedere il primo punto alto. Filo sull'uncinetto, è proprio qua il mio primo, è proprio questo. Vedete? Spero di sì, perché il primo è un po' più difficile da trovare. Ok, primo punto alto dal gruppo dei tre, il secondo, eccolo qua, e il terzo, poi nello spazio da una catenella un punto alto e vado avanti. Così, poi di nuovo 3 punti alti in ogni punto alto. Dal giro precedente facciamo un punto alto, 7 punti alti sul lato. Poi siamo di nuovo nell'angolo dove facciamo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti,
E così arriviamo alla fine del terzo giro.